Nuove positività in calo del 30% nell'ultima settimana in provincia di Bari. Il monitoraggio certifica un'importante discesa del tasso settimanale che non va oltre 16,3 casi per 100.000 abitanti, con una tendenza favorevole e costante da diverso tempo. Quasi 29 comuni dell'area metropolitana di Bari su 41 complessivi si attestano su un numero di nuove positività molto ridotto, oscillante tra 0 e 5. L'andamento della casistica rispecchia l'impatto decisivo che la campagna vaccinale anti-Covid sta avendo nell'arginare e bloccare la diffusione del virus. Dal 27 dicembre ad oggi i centri vaccinali del territorio barese hanno somministrato un volume straordinario di vaccini, 1.916.000 iniezioni, tra prime, seconde e recentemente anche terze dosi. Ho comunicato al sindaco Cannito di aver rivolto a tutti i gruppi di opposizione del Consiglio Comunale di Barletta la sua disponibilità a costruire una nuova maggioranza di centro-sinistra che includesse anche il Movimento 5 Stelle. Dopo una lunga e approfondita discussione, tutti i gruppi politici presenti hanno espresso il loro diniego a partecipare ad una nuova amministrazione con diversa maggioranza e hanno confermato la loro intenzione di votare la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco. È quanto ha dichiarato il presidente della Regione Michele Emiliano al termine della riunione con i consiglieri comunali firmatari la mozione di sfiducia al sindaco di Barletta Cannito e con il segretario regionale del PD Marco Lacarra. Il sindaco di Monopoli, Angelo Annesi, ha partecipato alla cerimonia del cambio della guardia d'ufficio circondariale marittimo di Monopoli tra il tenente di vascello Adriana Prusciano, che dopo due anni lascia l'incarico di comandante della capitaneria di porto per andare ad assumere l'incarico a Gaeta, e il tenente di vascello Elisa Giangrasso, proveniente dalla capitaneria di porto di Milazzo. La cerimonia si è svolta alla presenza del contrammiraglio Giuseppe Meli, comandante della direzione marittima e della capitaneria di porto di Bari. I carabinieri di Palo del Colle hanno arrestato un 22enne per spaccio di droga. I militari hanno notato due giovani intenti in uno scambio ed hanno intuito che potesse trattarsi di sostanze stupefacenti. Uno dei ragazzi, in sella ad una bicicletta, aveva nel marsupio 5 bustine di marijuana, nonché la somma di 80 euro in vario taglio. I militari hanno proceduto anche alla perquisizione domiciliare. All'interno di una fioriera sono state trovate altre 18 bustine di marijuana. Il giovane è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari.